Ciao ciao a tutti. Allora, prima ho parlato mezz'ora e poi si è spento. Dopodiché mi ha registrato un po' a cazzo e mi ha mandato a stendere. Quindi riprovo per la terza volta e vi saluto a tutti i ragazzi. Allora, questa come sapete è la mia bambina bellissima, la luce dei miei occhi partorita dopo... Cazzo, aia. Partorita dopo... 6 anni, sono una mamma un po', come dire, manesca, cioè, questa è mia, ho molto senso del possesso. Comunque, volevo dire riguardo il mio iter che mi ha dato della persona ignorante, ha detto che io non ero andato a scuola e aveva rotto le scatole, ho portato anche tutti i certificati, però mi mancava il dottorato perché proprio non me l'avevano ancora spedito il riconoscimento. Quindi io sono dottore e ho le prove, perché dottore... Si scrive con la lettera minuscola in ceco e con la lettera maiuscola in tedesco. E che cosa sono, dottore? Di Dopravni Tehnika a Tecnologie. Praticamente tecnica e tecnologia dei trasporti. E questo certificato è stato dato il 19 settembre del 2014, che è coerente con la data della mia bambina, perché sulla mia bambina avevo scritto 2014 e vieni dai, non farla più. Vedete qui 2014. A parte il fatto che il mio nome e cognome lo potete trovare tranquillamente su internet, basta che mettete Alessandra Grosso, virgola, Ostrava. Comunque, qua c'è il certificato, diciamo, più lungo, la copia più lunga, dove dice praticamente che sono stata lì allegramente sulla carta 3 anni, ma sulla verità sono 6 anni, perché lavoravo e studiavo. E qui ho il primo timbro, il timbro numero 2, lo vedete qui, e niente, spiega come funziona la scuola in Repubblica Ceca che prima avevo studiato in Italia, chiaramente, e hanno firmato il mio Anerkennung e niente, è riconosciuto. Quindi questo per quanto riguarda la Germania. I titoli cechi ve li faccio vedere tra un attimo appena li trovo, perché li ho trovati. Dunque, spero di non far cadere la camera, così almeno faccio un sacco di danni. Va bene, dunque l'originale era questo, è Rosellino, dunque qua sono i cavoli miei, potreste anche vedere la mia data di nascita, spero di no, comunque sono del Toro, se vorreste sapere, se voleste sapere. Qua ci sono i nomi dei miei esami, che sono qui, in ceco, in Repubblica Ceca si scrive soltanto passato o non passato l'esame. Joviel, o se possiamo dire un altro modo, Prospiel. Comunque qua ci sono le date di quando li ho passati. Poi ho fatto l'esame di Stato in cui ho portato 3 materie. Si portano 3 materie e la presentazione, diciamo, iniziale, la bozza iniziale della tesi, si fa sempre così. Le mie 3 materie su cui mi sono specializzata sono logistica associata ai processi di circolazione, teoria dei trasporti e trasporto su strada, tecnologie del trasporto urbano e su strada, insomma. Era bellissimo come esame, abbiamo progettato le fermate dei pullman, quando farle, perché farle, era bellissimo, e anche gli orari di punta. Comunque, qua c'è la firma e qua c'è il timbrone. Ed è firmato dal decano della scuola. Dunque qua c'è il reverse, diciamo. E poi, cosa ho da offrirvi? Ah, ecco, questo bello, ma non ultimo, il mio diploma, che è piccolino perché lo fanno più piccolo, ma questo lo fanno più piccolo anche in Germania. Dunque, tutto questo è molto interessante per dire che io sono stata a scuola. Però
Poi io lo so che lui poi dice: ah, ma tu sei stata tanto a scuola, ma non hai nessuna esperienza sul campo, non hai lavorato. Questa è una grandissima palla e mi fa incazzare da morire perché io sono su LinkedIn, potete trovarmi, e dimostro il contrario, perché lavorando e studiando qualcosa di esperienza l'ho fatta. Detto questo, la voglio piantare con questa cazzo di polemica che, cioè, se uno non trova lavoro in Germania è necessariamente colpa sua. No, magari è nel land sbagliato. E la mia non è una guerra personale tra me e la Germania. Sto solo dicendo, ho al momento problemi in Germania. Chiaramente, essendo io una persona che pensa come risolvere i problemi, mi sono anche comprata dei libri, sono fatta anche dei corsi e sono disposta anche a trasferirmi in altri land o addirittura in Austria, fosse il caso. Quindi prima di tirarmi le pietre, pensarci due volte. Quello che voglio dire è che comunque io qua in Germania, una volta ho trovato una persona svenuta, gli ho alzato le gambe. Una volta ho trovato un portafoglio, l'ho restituito. Io non sono un eroe, ho paura come tutti, ho dei sentimenti umani, sono soltanto una persona che ha avuto molta volontà e ho finito quello per cui ho combattuto per degli anni. E non mi piace che si dicano bugie sul mio conto. Perché voi mi rovinate la reputazione e non è giusto. Potevo far di più quest'anno? Sì, forse. Io sbaglio, ma vedo che voi con i vostri giudizi lapidari venuti da Dio, forse non siete del tutto giusti. Questo lo dico. Detto questo, poi io non sono una persona seria, sono una persona anche molto, come posso dirvi, una persona anche molto, come dire, spensierata alcune volte quando posso, e quindi, cioè, lo ammetto, io ho baciato anche la mia tesi perché ero veramente ubriaca quella sera. Se volete mi metto anche la foto. Sono io un po' più giovane perché questi 3 anni comunque hanno pesato molto su di me e ci ho patito molto e non capisco perché tutto questo livore, tutto questo odio nei confronti miei, soltanto perché dico in Germania non trovo lavoro. E non ho detto tedeschi, siete dei bip 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 bip. Ho detto ho dei problemi con le agenzie interinali, con i colloqui di lavoro. Me ne assumo anche la mia responsabilità, magari non sono così convincente. Ma da lì a dire tu non hai studiato, tu sei una sparapalle, mi sembra che il passo sia piuttosto grande, cioè almeno valutatemi. E avrei. Avrei insomma il desiderio di sapere dove ho sbagliato da persone che magari hanno più esperienza. Non tu imbecille, non capisci un cazzo, bla 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 bla, cioè delle pappardelle così di insulti. Perché tanto non me la prendo, perché so che YouTube è un gioco, anzi, più ci sono hater meglio è. Quindi ringrazio gli hater e gli auguro buon Natale. E non lo so, baciate anche voi la vostra tesi che magari diventate meno frustrati.